Bella ragazzi e bentornati qui in questo nuovo video di Boozers. Oggi siamo tornati con un nuovo esperimento sociale. Maurizio il campanello e Andrea Chimi che è lì e sto facendo uno sciopero bianco a quanto pare. Abbiamo mandato una dolce fanciulla. Dolce fanciulla. Incinta? Non credo, però ha detto che era incinta per vedere la reazione dei bigotti italiani nei confronti dell'aborto. Cosa succederà? Abortirà? Non abortirà? Non abortirà? Sarà veramente incinta? Oppure i nostri attori sono quelli a cui lei fa le domande? Vediamolo. Posso sedermi? Grazie. Che bello il bambino. Può sembrare strano, però io sono incinta. L'ho saputo... Giovane. Lo so, infatti non è una cosa voluta in realtà. E quindi, non lo so, volevo un attimo chiedere un parere. Cioè, voi cosa fareste al posto mio? Te lo terresti o... Io no. No. Se pensi che ti rovinerà la vita, non è il caso. Soprattutto perché poi rovini la vita anche a tuo esatto, figlio. Perché sì. I figli se ne accorgono che la mamma non li vuole. Non li ha voluti. Tu i genitori cosa diresti? No, io non lo voglio tenere. Sì. E il fidanzato? Non lo so, è la tua decisione. Mm-hmm. Non devi. Sì. Ciao, scusami, posso disturbarti un attimo? Può sembrare un po' strano, solo che io ho scoperto da qualche giorno di essere incinta. Ah, devo andare. Ok. Vabbè. Non c'è problema. Non pensare che se però dei libri la cosa ti c'è, sparisce. Quindi mi diresti che dovrei tenerlo? Sì, cioè, ho conosciuto diversi ragazzi che magari dopo ci pensano, ecco. Io lo terrei. Lo terresti, eh? Sì, perché comunque è una vita. Comunque è una cosa bellissima. Cosa ne pensa il padre? Ah, il papà. E lui mi ha detto che dovrei tenerlo. Allora è una cosa stupenda. Volevo continuare con gli studi. Questo dipende anche tanto da che tipo di supporto ti possono dare, soprattutto lui. Sarebbe buono continuare entrambi. Puoi continuare benissimo i tuoi studi e puoi continuare benissimo a divenne uno, due, anche tre. E allora è rimasto incinta e è riuscita a laurearsi, quindi. Ah sì? Sì. A quanti anni? Aveva 23. E ovviamente non c'è nessun matrimonio di mezzo, perciò lui quando vuole se ne può sempre andare. Quindi... Vuol dire, guarda, questa creatura qui, sua mamma e mia figlia, non è sposata. Cioè, comunque è una bella cosa. Non è bella come lo dici te, è ancora più bella. Non prenderla tanto alla leggera. Una volta che hai gioia nella tua famiglia, che hai quello che desideravi, insomma, anche forse il lavoro ti piacerebbe meno. Richiede tanti sacrifici, ricordati. Mm. Però è la tua creatura. Ok. Ed è una cosa stupenda. Finalmente. No. Il video è finito. Il video è finito. Siete contro o a favore l'aborto? Mandocelo sapere. Mandandoci un fax. Ma soprattutto a cazzo. Siamo pro o contro l'aborto? Se tu, piccola youtuber, fossi incinta di dread, abortiresti? Dai, facciamo l'autoserie. Sì, dai, facciamo l'autoserie.